È stato il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, assieme ai vertici aziendali, a tagliare lunedì 18 settembre il nastro della nuova agenzia della Banca di Credito Cooperativo di Roma in via Bassini 1, nel quartiere di Borgo Trento. Una filiale di Pregio, la prima in città e la terza in provincia di Verona, che va ad aggiungersi alle altre 35 presenti in Veneto. È il presidente Maurizio Longhi, affiancato dal vicepresidente Gabriele Gravina, a sottolineare il valore di questa nuova apertura. È un'apertura molto importante, ha un significato che ha una logica industriale e di cooperazione di credito. Banca di Credito Cooperativo di Roma è arrivata in Veneto nel 2015 con l'operazione di salvataggio della Banca Padovana. È stata una sfida organizzativa, strategica, operativa, di territorio, di mercato. I numeri a 8 anni di distanza ci dicono che l'abbiamo vinta. Come detto, quella di via Bassini non è la prima filiale della BCC Roma nel veronese. Abbiamo due agenzie già dal 2018, Albaredo, Dadige e San Bonifacio, sono andate benissimo, hanno superato i target di soci, raccolta e impieghi nel piano strategico. L'apertura a Verona è un consolidamento industrialmente logico. Tutto questo avviene nel rispetto delle politiche del gruppo bancario ICREA a cui apparteniamo e con un sentimento di amicizia e di alleanza nei confronti delle altre BCC che sono già in Veneto, che sono delle ottime banche con cui lavoreremo insieme per rafforzare ancora questo territorio. Presenti, oltre al presidente della Camera, anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il quale ha sottolineato come Roma significhi molto per lui dal punto di vista personale, visto che i figli sono nati nella capitale, ma anche dal punto di vista professionale, prima da calciatore, poi da dirigente. È intervenuto anche il vescovo Monsignor Domenico Pompili, felice di benedire o di dire bene, come lui stesso ha sottolineato, di una banca vicina al territorio. E di vicinanza al territorio ha parlato anche il direttore generale della banca, Gilberto Cisandri. Pensiamo di poter esportare in questa città il nostro modello di fare banca, che come abbiamo detto in conferenza è un modello molto vicino alle persone, molto vicino ai territori. Siamo una banca locale di dimensioni inusuali, ma che non abbiamo mai dimenticato come stare vicino proprio alle persone, come sviluppare al meglio la relazione con la nostra clientela. Al 30 giugno 2023 BCC Roma conta su una raccolta allargata di 14,4 miliardi, con impieghi alla clientela di 10 miliardi, 1,3 solo in Veneto, regione in cui quasi la metà dei dipendenti è donna, così come la percentuale dei neoassunti. Siamo una banca che rispetta molto la parità di genere e che sta sviluppando moltissimo il personale giovane. Abbiamo assunto oltre 60 unità negli ultimi 2 anni, è un personale molto preparato dal punto di vista di titoli di studio che stiamo preparando anche con una formazione specialistica, comportamentale, perché dobbiamo essere attenti al ricambio generazionale, ma soprattutto vogliamo creare i futuri manager del nostro istituto. BCC Roma fa parte del gruppo bancario ICREA, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano e il quarto gruppo bancario per totale attivo del paese. Il commento di Flavio Piva, intervenuto in qualità di presidente della Federazione delle BCC Venete. Il credito cooperativo in Veneto e a Verona ha spazio per crescere in maniera importante, quindi più si qualificano le nostre BCC Venete del territorio, meglio è. Roma è qua da un po' di anni con un'iniziativa importante a Padova, credo che potremo fare un grande lavoro insieme, quindi c'è spazio per offrire a questo territorio, alle imprese, alle famiglie e anche al mondo della società civile una grande opportunità che costruiremo insieme. Dal punto di vista tecnologico e di comfort, la nuova agenzia è molto spaziosa, dotata di ambienti moderni e curati. Sono presenti anche una cassa self-assistita e un ATM esterno evoluto con ricircolo, accessibile 24 ore su 24.